oltre alla scuola, poi ci spiegheranno, ci sarà anche un'altra palestra, quindi due scuole, due palestre, quindi si creerà un centro importante per Renazzo. Abbiamo già, poi dopo magari se l'assessore vuol dire qualcosa, comunque abbiamo già anche un'idea di un progetto anche legato alla viabilità, perché alcuni potrebbero dire c'è una scuola, anzi alcuni mi hanno già anche contattato, diverse famiglie che abitano in quel quartiere, proprio in questi giorni che hanno cominciato a vedere i lavori, mi hanno già contattato per dire come faremo, come non faremo, quindi c'è un'idea progettuale anche proprio di una strada nuova che dovrà portare su via Alberelli, quindi anche una cogliere l'occasione della scuola nuova per mettere a posto anche la viabilità. Azione piena da parte di tutta la comunità scolastica, da parte quindi degli organi collegiali, degli insegnanti, soprattutto quelli di scuola primaria che da tanti anni attendono questa nuova scuola, una scuola sicura, una scuola che sarà sempre più aperta. Abbiamo sempre lamentato la mancanza di laboratori, adesso avremo con la nuova scuola diversi spazi, non solo per i bambini, ma aperti anche per la comunità di Renazzo. Questa è, diciamo, la scelta che abbiamo fatto insieme, quindi ci saranno delle aule speciali dove si potrà fare musica, arte, anche in orario extrascolastico, anche per gli adulti. È un momento questo in cui abbiamo una marcia in più, diciamo, perché è una fiducia in più rispetto a quello che verrà, quindi siamo molto contenti. Circa 15.000 metri quadri l'area dove verrà realizzata. Per quanto riguarda la scuola, accoglierà 335 bambini con 15 aule. La particolarità, comunque quello che potremmo essere un pregio, è il sistema costruttivo, nel senso che è tutto in Ixlam. L'Ixlam è legno lamellare. Qual è il vantaggio del legno lamellare? Che sono più strati di legno posti in modo ortogonale, in modo da aumentare quindi la resistenza meccanica.